Tu mi hai venuto a sto cazzo di video, comunque l'Italia giovanile batte anche la Cina, l'Italia delle donne batte anche la Cina, grandissima, cercava di arrivare a sta cazzo di finale, porca puttana, battono 2-0 sti cinesi, del cazzo li spugniamo tutti, andiamo avanti a sta cazzo di competizione che è quello che meritiamo. Un'ottima gara, poi Cirielli mi sembra assegnato, se no ora le sbaglio tutti i pezzi di figa, quello, tutte buone. Non mi ricordo chi ha segnato, ma ottime donne, cercavo di almeno di arrivare in finale alla competizione, di giocarcela proprio ad armi pari. Abbiamo solamente almeno vinci dopo l'esclusione dell'Under 21 clamorosa che ci avete rotto il cazzo. Porca puttana. Se per Cirapea va a vincere col Belgio e sta cazzo di biscotto di merda ci hanno fatto. Pubblicamente, complessivamente, ci hanno inculato come Euro 2004. I pezzi di messa manica da froci. Ci avete rotto il cazzo. Sti carpentieri delle palle appiccati uno a uno. Ma picco come i prosciutti. Sto cazzo di Francia-Romania sembrava la classica partita che quelli si fermavano in continuazione. Un classico biscotto totale. La Francia non ha tirato mai in porta. Zero tiri, ma zero titoli, zero tiri. Già non avete fatto un cazzo, non avete fatto. La Romania sembra se stava a sprescià per fare un gioco, un mescuglio di tecnica e di velocità. Non ha fatto un cazzo sta Romania di merda. Sta Romania è una squadra del cazzo, ci avete rotto il cazzo. Con gli ennesimi biscotti come Euro 2004, ai mondiali 2010, ho fatto schifo, ci avete rotto i coglioni. Ma come cazzo, so, poi dice uno, si incazza ogni volta con queste notizie, bombe di mercato, a destra, a sinistra, che mo' più tardi faremo anche un prossimo video, con l'Italia per eliminarla, solo il calcio femminile sta dando soddisfazioni italiane, adesso tutte buone su Kill, però alla fine che buone, senso di tutto, fu complessivo, poi alla fine vuoi sapere come cazzo si fa. Come cazzo, noi abbiamo vinto, io mo non so se avremmo fatto il 4-1, saremmo andati avanti, questo penso doveva essere sicuro, quello sì, porca puttana, però come cazzo si fa, bestemmi, come cazzo si fa, non bestemmi la gnota, ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto, dopo sfracassato la minchia, così proprio, che zepò, sti cazzo di biscotti, solo alle società italiane, esistono sto schifo, sto scempio, mo si era l'andevenuto, la parte nostra la siamo fatta, ma non si può perdere in casa con la Polonia che è andata a fare, al di là che è una discreta squadrina, ma alla fine che cazzo ha fatto? Con la Spagna tutti ficcati indietro, si erano messi d'accordo, via a perdere 5-0, cioè si erano proprio fermati in mezzo al campo, se vediamo già facevano manco a correre. Sti deficienti, i polacchi di merda, ti ho rotto il cazzo. Ste pippe, perché dopo questo succede? Succede che perdiamo e ci facciamo dare in culo. Ci facciamo ste pippe. Perché poi i biscottini hanno fatto con noi, hanno fatto un tiro del cazzo, è andato dentro. E invece quello, la Polonia, sembrava si era scansata con la spada. Tutti, i giocatori non si muovevano, cappavano le canestre, 5 secondi a partita. Ma do cazzo te sto scempio del cazzo? Sta proprio st'utopia, sta tiritera, sto disagio, disastro totale, ci siete scassinato il cazzo. Ci siete ogni volta, sto calcio italiano non abbiamo vinto più un cazzo, non abbiamo vinto. Gli europei perdiamo le finali. E a sti cazzo dei mondiali, Under 21 facciamo schifo ogni volta. Qua non è un discorso allenatore, mo lasciamo perdere. Ken, Zaniolo, con Matte, la litica, che è Narfu. Nardisco, ma non si può scipo a sta maniera. Mo il biscotto pure ci sono inculati, ecco un altro pasticci. Comunque fammi sapere che cazzo ne. Zani, iscrivetevi a sta cazzo di pagina. E ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale.